Tragedia a Mestre, pullman cade da cavalcavia, tra le 21 vittime, due bambini. Una scena apocalittica si è verificata a Mestre, con un pullman che è caduto da un cavalcavia, scatenando una terribile tragedia. L'incidente ha causato la morte di 21 persone, tra cui due bambini e una ragazza minorenne, e ha lasciato 15 feriti, di cui 5 in condizioni gravi. I passeggeri a bordo provenivano da diverse nazionalità, tra cui cittadini ucraini, tedeschi, francesi e croati. Il conducente, purtroppo, è tra le vittime. L'ipotesi principale al momento è un malore del guidatore. Il pullman, un veicolo ibrido diretto a Venezia, è precipitato sulla strada vicino alla ferrovia e ha preso fuoco, rendendo i soccorsi estremamente difficili. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Mauro Luongo, ha spiegato che l'estrazione delle persone è stata complicata. Tra le difficoltà, il fatto che il pullman era elettrico, ha sottolineato Luongo. Le batterie purtroppo hanno delle criticità quando sono calde e hanno preso fuoco con l'impatto. Ecco perché le operazioni sono state un po' più lunghe per rimuovere il mezzo. Le fiamme dunque hanno aggiunto orrore alla tragedia. La comunità è sconvolta e il sindaco di Venezia ha dichiarato il lutto cittadino. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell'incidente, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni, esprimono il loro cordoglio. Una delle vittime è l'autista del pullman, Alberto Rizzotto, un esperto conducente con 7 anni di esperienza. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che lo ricorda con affetto. Questa tragedia ha scosso Mestre e l'Italia intera. Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, ha detto che al momento non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti e che oggi faranno un riesame di quanto accaduto al pullman. Le indagini dunque continueranno per gettare luce su questa terribile sciagura. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!